Ciao a tutte! Allora, io sono in fase di refill e volevo farlo insieme a voi. Andrò a fare una mandorla con il muretto, una French quindi blu. L'ho già fatta anche su questa mano, anche se con la sinistra è quello che riesco a fare. Qua ho messo il water decolle. Allora, come prima cosa vado a opacizzare la lamina ungueale con la punta, questa qua, che è di Sophia Nail, a giri bassi, la passo tutta intorno. Io mi ci trovo molto bene con questa punta, anche perché va a sollevarmi bene tutto quanto il giro cuticole. Una volta che abbiamo opacizzato, incomincio a mettere i preparatori. Quindi parto con il night prep. Asciugo in modo rapido. Poi vado a mettere il primer acido, poco prodotto, io sono solita sempre a tamponarlo, vedete quanto eccesso che mi esce, e sto attenta a non toccare il giro cuticole. Adesso aspetto che asciughi all'aria. Una volta evaporato il primer acido, vado con la base, Bonder Base Acid, a fare uno strato leggero, leggero tirato e massaggiato. Serve pochissimo prodotto. E vado a mettere in lampada per 30 secondi. Quindi ora vado in lampada. Una volta polimerizzata la base, sono andata a mettere la nail form della lunghezza che voglio ottenere e vado con il costruttore col One Love a fare l'allungamento. Deve essere sottile e dovete cercare il più possibile di ricreare la forma che già state facendo per essere avvantaggiate dopo, diciamo, durante la limatura. Quindi prelevo una piccola quantità, la posiziono qui, quindi tra l'unghia naturale e la nail form, e ora vado piano piano a modellarla e a portarla giù fino a quando voglio e mi faccio piano piano prima un laterale e poi l'altro. Se avete bisogno di altro gel lo prendete, però cercate di non fare uno strato troppo ciccione. E adesso, quando siete pronte, mandate in lampada. Allora, io preferisco fare un po' più lungo, che al massimo limo, ma non più corto, perché se lo facciamo più corto e limiamo un po' troppo, dopo ci troviamo con l'unghia più corta rispetto alle altre. Quindi io mi allungo sempre di più, preferisco allungarmi di più. State attenti a coprire bene i laterali e quando siete soddisfatte mandate in lampada. Io mando in lampada circa 15 secondi e poi pinzo.
ho finito di fare il mio allungamento, sono uscita dalla lampada, ho pinzato, adesso vado col Cover Sculpture 2 a fare il muretto, quindi mi vado a fare tutto quanto la parte del letto ungueale, lo vado ad allungare. La colorazione del Cover Sculpture 2 è fantastica, si lavora benissimo perché è tissotropico, quindi inizio a prendere una pallina di prodotto e la vado a posizionare all'incirca dove voglio che il mio allungamento finisca, quindi il mio allungamento, scusate, il cover, io lo posiziono all'incirca qua, poi piano piano col pennello me lo lavoro . Cercate di essere più pulite possibile, lo sistemate, tanto poi dopo lo andremo a limare, però più sarà perfetto e meno fatica faremo, diciamo. Io di solito la faccio in due step, quindi mi creo la lunghezza del muretto fino a dove voglio che arriva. Pulisco bene, mando in lampada, poi dopo mi vado a fare la parte delle cuticole sfumandole in giù. Quindi io adesso mi vado un attimo a perfezionare il mio cover e poi mando in lampada. Lasciate sempre lo spazietto qua perché sennò viene un French troppo dritto. Andate in negativo col pennello a pulire. Ok, lo pulite bene e andate in lampada. Ok, adesso con un'altra pallina la vado a posizionare qua nel giro cuticole. La spingo in avanti e la sfumo verso il basso. Piano piano, attenzione a non toccare le cuticole, se le toccate non succede nulla, basta che poi e andate subito a pulire. Quando siete abbastanza soddisfatte, andate in lampada e polimerizzate tutto 60 secondi. Il fatto di farlo in due step ci permette di avere anche la certezza che il prodotto sia ben polimerizzato. Quindi andiamo in lampada. Ok ragazze, sono uscita dalla lampada, ho polimerizzato, adesso vado a sgrassare. Poi adesso dobbiamo andare a limare il muretto, così da far venire una bella French. Io mi trovo più comoda, se voi però non lo siete, non lo dovete fare per forza, a rimuovere delicatamente la nail form, perché su di me mi muovo meglio senza nail form, quindi la tolgo così da vedere anche il mio allungamento. Quindi con una lima 100-180 potete anche utilizzare questa qui che è fine, così da poter limare bene i laterali, perché con quella grossa magari fate un po' di fatica. Andiamo tutto a
perfezionare il nostro frame, il nostro muretto, scusate. Quindi delicatamente limiamo. Allora io vado a perfezionare tutto qua, però intanto che ci sono una limatina anche al giro cuticolo glielo do. Poi lo vado a perfezionare bene quando ho fatto il French, però intanto che ci sono io una limatina anche lì gliela do di solito. Quindi vado, limo bene, controllate sempre di non limare troppo perché sennò dovete dopo aggiungere prodotto. E con la lima cercate di portare a pari tutto il muretto. Quello che vi dicevo io prima, che vi serve questa lima magari più piccolina, perché con questa riuscite perfettamente a creare una smile line perfetta. Quindi piano piano andate, non fate forza perché l'allungamento è sottile. Andate, dovete piano piano perfezionare il French. Quindi io continuo a limare e noi ci vediamo dopo. Ok ragazzi, ho finito di limare il mio muretto, per comodità mi sono anche leggermente fatta la forma, non è quella definitiva, poi la vado a fare limando. Adesso vado a prendere un pennellino fine e vado col colore a inserirlo tutto contro il mio muretto. Quindi vado e me lo sposto, allora faccio prima qua perché il mio sarà un effetto sottovetro, quindi il colore lo vado a posizionare tutto qua vicino al cover. Poi dopo quello che mi rimane sul pennello lo vado a utilizzare per spostare il colore in giù. Quindi adesso l'unica cosa che devo concentrarmi a fare è non sporcare il cover, andare per ben benino su fino ai laterali, quindi fino a dove abbiamo lasciato lo spazietto noi dobbiamo coprirlo. Viene un po' scomodo per la posizione, ragazze, scusate. Quindi in questo modo qua vado, quindi un po' più calcata di colore proprio qui vicino. E adesso scarico il pennello e con quello che mi è rimasto piano piano vado e me lo porto giù. Non vi preoccupate, dite che non copre, perché il nostro intento è proprio quello, dovete proprio tirarlo bene. Lasciando però la linea abbastanza definita intorno al cover. Quindi se per caso avete bisogno prendete una puntina di colore e piano piano andate a colorare tutto. Una volta fatto vado in lampada. Una volta polimerizzato il colore vado con il costruttore mono LED, eccolo qua, e vado col pennellino a fare tutta una passata sottile. Deve essere sottile perché ci serve solamente per far aderire tutti i brillantini che adesso gli andiamo a mettere. Quindi adesso arriva la parte bella dove dobbiamo mettere tutti gli sbilluccichini. Ok, pulisco leggermente il pennello, tolgo e chiudo il costruttore sennò si riempie di brillantini, e vado a mettere le mie pagliettine, quello che più mi piace. Allora io vado a usare
fatto danno, queste qui vicino ai laterali, quindi ne prelevo un pochino e li metto tutti qua. In questo modo faccio questo perché non voglio andare a mettere le pagliette che sono troppo grosse vicino al giro cuticole. Chiudo e ora vado ad utilizzare un po' di questi brillantini qua e un pochino di questi, quindi li metto un pochino a piacere come mi piace a me. Diciamo che non c'è una vera e propria regola. L'importante è che voi li andate a posizionare un po' distesi, che non li lasciate tutti lì appiccicati. Quindi in punta mettiamo le pagliette, vedete, li andate un attimino a spostare, quindi vado a prendere un po' di un tipo e un po' di un altro. Io ho il pennello bagnato di costruttore, quindi si attaccano da soli. Ok, accertatevi di metterli un po' dappertutto. Poi questi qua bianchi sono iridescenti, so già che mi chiederete dove li ho presi, e questi qua li ho presi da AliExpress. Ok, quando siete soddisfatte delle vostre pagliettuzze andate a polimerizzare. Ora riprendo il mio One Love e mi vado a riempire lo spazio tra French e letto ungueale, quindi piano piano, senza mettere troppo prodotto, prendo, spostiamo il glitter, prendo una quantità, sono finiti anche dentro il barattolo. Poi al massimo, se non mi basta, le andrò a prendere di nuovo. Ok, e la vado a posizionare. Piano piano mi riempio tutto il French. Per benvenino fino a sopra. Se non vi esce perfetto non vi preoccupate, perché tanto poi andremo a limare, quindi anche che voi mettete un po' di costruttore sul French non succede nulla. L'importante è che lo andate a coprire bene, perché sennò poi quando andiamo a limare si vedrà lo scalino. Ok, una volta che abbiamo riempito vado in lampada per 60 secondi. Una volta uscita dalla lampada sono andata a sgrassare e adesso con la lima 100-180 vado a limare tutta la struttura. Quindi come al solito parto dai laterali. Poi vado nel giro cuticole piano piano, perché lì non ci deve essere eccesso di prodotto. Vado nel giro cuticole, faccio l'altro laterale, la punta, sottiglio e poi vi mostro il risultato finale. Ho finito di limare, questo qui è il risultato. Adesso vado a lucidare la struttura col Quick Glossy e poi vado in lampada per 60 secondi.
Ho finito, ho sgrassato l'unghietto, ho messo l'olio per le cuticole, questo qui è il risultato. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo come sempre al prossimo. Ciao!